Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Un nuovissimo video in cui cosa faremo? Che cosa faremo oggi? Oggi vi porterò insieme a me nella mia skincare routine, la skincare routine mattutina e quella serale. Sono molto simili a grandi linee, ma comunque utilizzo prodotti diversi che mi interessava farvi vedere. E allora iniziamo subito. Mettiamo la corona pelosa. Ovviamente in pandan con la mia vestaglia, lo stile. Iniziamo con la detersione del viso. Inumidisco un po' il viso per prima cosa. E procedo con il mio gel detergente di Nivea, molto leggero ma molto efficace. E lo spalmo. Andiamo a risciacquare. Questo gel è molto idratante, mi piace molto ed è molto leggero, quindi non è troppo aggressivo sulla pelle. Perché avendo una pelle molto sensibile, cioè come potete vedere, me la sono appena lavata e comunque mi è diventata rossa solo per il fatto di aver sfregato. Dopo la detersione passiamo al tonico. La mattina io utilizzo un tonico molto idratante, Lumen Finland, penso questa sia la marca. Arctic Luminescence, questo dovrebbe illuminare e idratare a fondo la pelle per prepararla, insomma, a una giornata all'aria gelida dell'inverno. Lo metto sul dischetto e lo stendo su tutto il viso. Io ovviamente insisto sulle zone secche. Il prossimo step è poi lo stesso prodotto che utilizzo anche la sera. Questo prodotto contiene l'1,5% di acido ialuronico, che è molto perché mi sono informata, ed è uno dei sieri che ne contiene di più. Questa è di L'Oreal. Prima di metterlo vado a inumidirmi un attimo il viso. Qualche goccia e lo vado a picchiettare. Ora lasciamolo asciugare. La skincare mattutina è abbastanza veloce perché comunque non è che abbiamo molto tempo da perdere prima di andare a lavorare, mancano soltanto due step. Il prossimo è una crema idratante. Alla mattina, a differenza della sera, ne uso una abbastanza leggera. Questa crema viso di Sion e crema viso giorno anti-age, così rimpolpiamo un po' queste rughette. Con avena bio, quindi interessante. Sto guardando gli ingredienti, ma insomma, non che io me ne intenda più di tanto. Ne prelevo un po' e la vado a stendere in tutto il viso. Benissimo, la nostra pelle è bella idratata e detersa, quindi siamo molto contenti. Come ultimo step della mattina vado ad applicare un burro cacao. Anche in questo caso preferisco utilizzare un burro cacao non troppo pesante, preferisco avere le labbra un po' più libere, ma comunque lucide ed idratate. In questo caso vado a utilizzare un burro cacao di Yves Rocher, Noix de Coco. Guarda qua, l'altra volta inglesismi, questa volta francesismi, ed è semplicemente un lip balm nutriente. Lascia le labbra, oltre che idratate, anche un po' lucidine, che comunque non fa mai male. Per la mattina abbiamo terminato la nostra skincare routine e io vi aspetto alla sera per farvi vedere la skincare routine completa, completissima. Eccoci qui con la seconda skincare della giornata, ovvero quella della sera. Mi vedete in condizioni pessime con un trucco un po' sbavato, ma che mi piace tantissimo, con sempre la palette di Pixi. Ho usato il color viola metallizzato. Forse vi farò un tutorial anche su questo, ma bando alle ciance, iniziamo a fare la routine di skincare serale, che è molto simile alla skincare della mattina, ma varia per un paio di ingredienti, perché la sera, prima di andare a letto, faccio una skincare un po' più consistente di quella della mattina. Quindi iniziamo in tenuta da leopardo. Come sempre ci mettiamo la bandana della skincare pelosa, che ci piace molto. Inizio con lo struccarmi. Useremo due dischetti di cotone con questa acqua micellare di Sion,
una marca rivenduta da Lidl con cui mi trovo veramente bene. Strucca, deterge viso, occhi e labbra per pelli secche e sensibile. All'interno sono presenti acqua di bambù, pantenolo, glicerina, senza alcol e senza profumo, quindi molto naturale. Iniziamo! Eccoci qua, tutti belli struccati. Come vedete, i dischetti sono belli sporchi, pieni di trucco. È uno struccante che toglie abbastanza. Comunque, infatti, potete vedere che praticamente sono senza, a parte qualche rimasuglio che andremo ad eliminare con il detergente per il viso. Io in questo caso uso quello di Nivea, quello che poi uso anche la mattina. Si chiama Naturally Good Gel Detergente Aloe Vera Bio, 99% di ingredienti naturali. Deterge delicatamente e rinfresca la pelle. Quindi io inizio bagnandomi leggermente il viso e dopodiché stendo il prodotto. Come potete vedere è in gel e sfrego bene tutto il viso. Bene, ora che la nostra pelle è bella detersa, possiamo iniziare con mettere il tonico. Io alla sera, a differenza della mattina, utilizzo la luce liquida di Veralab, che è una lozione illuminante anti-impurità e all'interno ha un sacco di ingredienti, tra cui l'amilopectina, che è un agente che serve per illuminare la pelle e per appunto renderla liscia. Solito procedimento, la metto su un dischetto e inizio a spargerla per tutto il viso. Ora che ho steso il tonico, lo lascio un momento asciugare e poi passo al siero. Io utilizzo il Revitalift di L'Oreal, che è ricco di acido ialuronico al 1,5%, e questo in teoria dovrebbe andare a eliminare le prime rughette e a rendere la pelle molto elastica e liscia. Mi bagno le mani super velocemente, le scrollo via, tutta l'acqua via, e tampono un po' così, velocissimo. Prendo il mio acido ialuronico e ne metto pochissimo, un po' qua, e lo spargo, lo picchietto, soprattutto nelle zone con più rughette e che vogliamo rendere un po' più elastiche, quindi nel mio caso anche le parti più secche della pelle. Perché mi bagno il viso con l'acqua? Perché mi è stato detto che inumidendo il viso, ma veramente pochissimo, l'acido ialuronico rilascia tutte le sue proprietà e quindi rendendo la pelle molto elastica e molto liscia. Il prossimo step è la crema idratante. Io utilizzo la crema che avete già visto nel video tutorial, è la Overnight Face Lift di Dirty Works, che io non ho ancora capito, io penso sia quella la marca, però non l'ho mai sentita, ma è una crema che secondo me è molto buona. Anche questa ricca di collagene e quindi dovrebbe distendere la pelle, renderla molto liscia ed elastica, ciò che noi vogliamo. Prendo un po' e l'applico. Anche il collo deve essere idratato. Comunque vi ricordo che è sempre super importante la skincare routine. In inverno, senza fare la skincare routine, la pelle è proprio più brutta, la pelle inizia un po' a sgretolarsi, a fare le squame, si diventa un po' dei rettili. È importantissimo, ci vogliono 10 minuti e possiamo andare a letto belli idratati e belli felici. La crema si è asciugata. Ultimo step, che la mattina di solito non faccio, ma che la sera ritengo molto importante per aumentare l'idratazione della pelle. Io utilizzo un olio che si chiama Natural Rose and Geranium Facial Oil. 2 o 3 gocce nelle dita, io le metto direttamente sul viso e poi, dopo che l'ho applicato, inizio a picchiettare. Mi sono dimenticata di dirvi la marca, che è Professor Herb, con questo bel lumarino, con il tocco accademico. Ok, ultimo step e poi possiamo andare
a letto. Io metto anche, secondo me step molto importante perché l'idratazione non è solo della pelle ma anche delle labbra, questo lip balm dell'Aptonia Moisturizes Hydrate, sa di crema solare. Bene, la skincare finisce qui e quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, per aver visto anche questo mio video. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e a mettere mi piace se il video vi è piaciuto. E che dire, ci vediamo alla prossima con il prossimo video che sarà una bellissima sorpresa. Ciao!